Passiamo al prossimo intervento. Fausto Pardolesi. Ci racconterà di un altro percorso di lungo periodo sulla riqualificazione fluviale. Fausto Pardolesi, adesso vi chiamate Agenzia Sicurezza del Territorio e Protezione Civile Servizio Area Romagna. Ho detto giusto? Lo imparo adesso, sì. No, hai detto giusto, ma è talmente complessa la definizione che non me la ricordo. E comunque in Emilia-Romagna la gestione dei corsi d'acqua è affidata attualmente a questa agenzia che ha assorbito in sé quelli che erano i servizi tecnici di bacino, discendenti dei geni civili, e l'agenzia di protezione civile che gestisce territorialmente con servizi di ambito, questo è l'ambito Romagna, il nostro, entrambe le materie, quella della difesa del suolo e quella della protezione civile. Noi da decenni ci impegniamo nella sistemazione idraulica dei nostri corsi d'acqua e siccome ho molti più anni del sindaco ho partecipato anticamente in quegli anni in cui là facevano quelle muraglie in cemento armato, alcune piccole cementificazioni, quelle grandi, quelle che vedete sul Riminese passando per l'autostrada, l'Ausa, tutto in cemento armato che corre a monte, a valle dell'autostrada, ben regimata con una sezione trapezia assolutamente immodificabile, parallela, simmetrica. Noi l'abbiamo fatto un po' più a sud, sul Ventena, ricordo che partecipai alla progettazione di muri e di rivestimenti di fondo nell'abitato di Cattolica, di questo rio, di questo torrente. E quindi sono allora contavo veramente poco nelle decisioni progettuali, poi piano piano, grazie anche alla politica che già la Regione Emilia-Romagna aveva intrapreso di cercare di un modo diverso di gestire questo tipo di progettazione e risoluzione di questo problema, abbiamo iniziato a pensare di fare progetti che andassero in un'altra direzione. Questa, nella planimetria, è la città di Forlì, non so se là riuscite a vedere il centro abitato che ha dimensioni di 4-5 chilometri diciamo di diametro, e tutto attorno ci sono le aree su questi tre fiumi che attraversano la città che siamo riuscite a recuperare allo spazio fluviale. Ovviamente i fiumi hanno dimensioni contenute fra argini di 50, 60, 70 metri e queste aree che noi abbiamo recuperato sono laminazioni in linea, cioè aperte, quindi togliendo argini o allontanando argini, oppure extra alveo, quindi vere e proprie casse di espansione, su terreni che erano diciamo così disponibili. Abbiamo trovato una disponibilità da parte dei proprietari per le precedenti utilizzazioni che potevano essere cave o altro. La prima cosa la facevamo una linea di finanziamento che si chiamava Fiumi Puliti e in molte parti magari fu interpretato come si intende ancora oggi, pulire dalla vegetazione, no? Alcuni miei colleghi ancora lo scrivono, si autorizza la pulizia dalla vegetazione. La pulizia dalla vegetazione, io glielo correggo, dico non va bene pulizia, perché la pulizia si fa di una cosa sporca, la vegetazione è pulita in quanto tale, quindi casomai facciamo gestione, manutenzione, taglio selettivo, ma non parliamo di pulizia della vegetazione. Noi lo orientammo invece a recuperare spazi, studiandoci le carte catastali. Allora non avevamo supporti tecnologici che ci mostrassero dove era il confine e qual era l'ortofoto del territorio sottostante. Abbiamo trovato aree che si prestavano a questo, argini che erano avanzati dentro al demanio di anche 100 metri, e abbiamo cominciato a demolire argini in questa occasione e a ricostruirli arretrati. La foto che ci ha fatto vedere Monaci due o tre volte ieri mostrava proprio questo intervento in questa località che si chiama Guado Paradiso, a ridosso della città, che allora era completamente insediata dalle coltivazioni e restringeva il fiume a poche decine di metri. Oggi si presenta questa foto, si vede il centro storico di Forlì con a ridosso il bosco fluviale che ha preso il sopravvento. La demolizione degli argini, quindi, in tutto questo percorso evidenziato in giallo nella slide,
e la ricostruzione invece nella sponda sinistra allontanata di quasi 100 metri. Molti ettari che andremo a vedere giovedì. Ecco, questi interventi che vediamo oggi, grazie alla attenzione del CIRF, dell'organizzazione che ha mostrato interesse verso i nostri interventi, li andremo a vedere giovedì. Faremo due passeggiate, una sul Montone Rabbia e una sul Ronco, una al mattino e una al pomeriggio, e vedremo questo tipo di opere. Secondo me la fotografia che sta sotto, a parte quella delle ruspe che demoliscono l'argine, che è sempre bella, come gli escavatori che demolivano il cemento armato sul Sangro, sotto vediamo che, avendo tolto gli argini, non dovendo più difendere dall'erosione le sponde, perché poi non andasse l'erosione a interessare gli argini, vedete che il fiume riprende questa sua sinuosità, comincia a fare meandri, comincia a muoversi, a erodere, ci crea un po' il problema della rimozione della vegetazione quando erode, e il trasporto a valle delle alberature magari più importanti, che ormai sono a ridosso dell'alveo inciso, però il fiume comincia a riprendere sia spazio che vita e mobilità. Un altro intervento precedente, questo siamo nella campagna arginata in pianura, nella pianura con argini alti dai 4 ai 10 metri che abbiamo portato a termine qualche anno fa, recupero di spazi, di golene, l'acquisizione di queste golene, sempre acquisendo i terreni, perché ovviamente come diceva prima il collega, per dare spazio ci vuole spazio, quindi se non c'è bisogna andarlo ad acquistare. Qui l'importo che era stato finanziato è stato speso interamente per l'acquisizione dei terreni dai privati, e gli abbassamenti di queste piane per rendere di nuovo inondabili e poi rinaturalizzarle, sono stati fatti i lavori a costo zero, cioè utilizzando i terreni che sono limi sabbiosi, per rilevati allora di viabilità in costruzione, che vennero migliorati per le caratteristiche poco interessanti di questo materiale con cemento e calce. Abbiamo tentato e cerchiamo di mantenere un monitoraggio delle cose che facciamo, facendo indagini sulla vegetazione, sulla qualità dell'acqua, sulla fauna che si insedia nelle infrastrutture verdi che cerchiamo di realizzare. E qua sotto ho messo una collezione di foto, mi sembrava carina, perché questa unica tana con questa fototrappola raccoglie una decina di animali che la frequentano, ed è interessante. Altro tema scottante è quello della gestione della vegetazione. La Regione Emilia-Romagna sta redigendo, ha redatto e dovranno uscire prima o poi queste linee guida per la predisposizione dei piani di gestione della vegetazione, di cui parlava Monica Guida ieri, sono ancora un po' lì ferme. Io penso che a monte della Via Emilia, come spartiacque fra la pianura arginata e la collina dove il rischio idraulico è un'altra cosa, devono esserci sostanziali differenze dei modelli di gestione. Noi nella gestione della pianura arginata abbiamo fatto questo primo affidamento pilota della gestione della vegetazione tramite concessione. Abbiamo preparato un progetto dove il taglio è raso, di sponde alternate e lontane fra di loro, un tratto di 15 km, quindi 30 km di sponde, in 11 anni. Gli argini sono alti sul piano di campagna fino a 7-8 metri, quindi il rischio idraulico elevato, sezioni non adeguate con tempi di ritorno 30 anni in presenza di questo tipo di vegetazione, e con il riutilizzo cippato per biomasse stiamo portandolo avanti. Siamo al terzo anno e la ripresa della vegetazione nei tratti già tagliati nel 2016, che è stato il primo anno, è buona, di buona qualità. Forse riusciamo a vederla nel percorso che facciamo col pullman giovedì, di passaggio solo da sopra un ponte, però anche il colpo d'occhio secondo me rende già abbastanza bene l'idea. Quello è un tratto tagliato l'anno scorso, quindi la ripresa della vegetazione è immediata, e
anche qui accompagnato da studi fatti con associazioni di volontari, più che altro, forse in modo anche abbastanza artigianale. Ho messo questa immagine perché è un coleottero, questo è individuato nel fiume Montone, a Valle di Forlì, che neanche Zangheri, che è lo storico naturalista romagnolo che ha fatto l'Atlante dell'ambiente della Romagna durante il corso del Novecento, aveva mai visto. Questo è il caso ultimo, credo, forse no, dopo c'è il Ronco, non so il tempo con Andrea, 3 minuti. Allora, questa è una piccola vaschetta di fitodepurazione, l'abbiamo chiamata in scala di paesaggio, ma più che altro è una laminazione ampia di un torrentello che esce da un quartiere molto abitato di Forlì, lo attraversa in tombinatura, esce poi e va a raggiungere il fiume Rabbi in quest'area che abbiamo rinaturalizzato, demolito gli argini, tolto i rivestimenti in cemento armato che caratterizzava l'intero corso e creato delle lanche, dei salti che poi col canneto cerca di dare anche un contributo al miglioramento della qualità dell'acqua. Queste analisi che abbiamo fatto con il contributo di Romagna Acqua e dei suoi laboratori dimostrano che un certo miglioramento si riesce ad ottenere. Fino adesso abbiamo visto il Montone, giovedì pomeriggio vedremo il Ronco, dove c'è un progetto un po' più organico, generale, di laminazione della piena per il tratto di pianura, nel tratto a monte della Via Emilia, con una serie di aree di laminazione aperte o di casse di espansione extraalveo, e anche qui abbiamo realizzato, vedete il grafico di progetto, che cambiamento c'è nella previsione dello smaltimento della piena bicentenaria, e quindi in questo modo si riesce a rendere adeguato l'alveo nel tratto di valle che altrimenti evidentemente non lo sarebbe. Ecco, questi sono i tipi di manufatti che abbiamo realizzato. Questo sotto in bianco e nero c'è la foto di vasche di decantazione dell'acqua di lavorazione delle barbabietole in Forlì Popoli, accanto a Forlì. Abbiamo acquisito l'area con un accordo con la proprietà che ce l'ha data in servitù perpetua a scopi idraulici. Abbiamo fatto una demolizione di argini interni, il rivestimento del tratto di argine dove avverrà il sormonto in caso di piene con tempo di ritorno a 30 anni ancora non ha lavorato, ed è una delle anche questa è una zona che ha avuto un immediato ripresa dal punto di vista ambientale. Altrettanto abbiamo fatto in un altro sito lì accanto, è un lago originato da una cava, quindi sono acque di subalveo quelle che vediamo sullo sfondo. Anche qui un rivestimento della scarpata d'alveo interna per consentire alla piena di defluire all'interno della cassa senza erodere l'argine. Un'altra cassa di espansione ancora in una di quelle aree che vedevamo prima, e qui siamo in un altro sito sempre ex cava, dove c'è un lago di una dimensione di 1 chilometro per 300-400 metri di larghezza, che è già cassa d'espansione per un argine realizzato in modo ribassato, che andrà ottimizzato con uno dei prossimi progetti che abbiamo allo studio. Infine, un'ultima slide che ho aggiunto l'altro giorno è quella sui rii minori, perché oggi le piogge intense e improvvise e brevi ci creano i maggiori problemi proprio sui rii minori. Questo è un piccolo rio in comune di Castrocaro, poco sopra Forlì, e anche qui abbiamo cercato di realizzare piccole casse di espansione dove è stato possibile trovare i terreni, e stiamo progettando anche in questo caso la realizzazione di più casse di espansione possibile per cercare di tutelare l'abitato che è presente a valle. Questo era un filmetto che ho messo con un po' di foto delle aree che vediamo in questa passeggiata di giovedì. In totale abbiamo realizzato circa 160 ettari di aree d'espansione, demolito circa 6 chilometri di argini e laminato
14 milioni di metri cubi di piene, un risultato ottenuto in un lavoro di una ventina d'anni che direi hanno dato discreti risultati. Grazie. Grazie Fausto, c'è tempo per qualche domanda. Buongiorno a tutti, Alessandro De Carli, Università Bocconi. Più che una domanda è una, così, un pensiero che mi è venuto a valle dei tre interventi che ho sentito. Ovviamente io mi occupo di aspetti economici e per un po'... Prima si parlava, qualcuno parlava di monitoraggio, anche sui temi economici, sulle misure economiche bisogna monitorare e quando si fa un monitoraggio, tematiche più biologiche, tutto, ci vuole, come dire, la regola, ci vuole come si deve fare il monitoraggio. Anche sugli aspetti economici bisogna saper raccogliere le informazioni, quindi l'invito è tener monitorato gli aspetti sulle manutenzioni, sugli investimenti in maniera corretta, perché questo permetterà anche di dimostrare quello che teoricamente con un progetto del CIRF finanziato da Fondazione Carlo abbiamo fatto insieme a Andrea Nardini, che un fiume più naturale è anche un fiume più economico. Adesso dalla teoria bisogna passare, bisogna dimostrarlo anche con i numeri, perché il tema economico è sensibile, serve per dimostrare che la riqualificazione fluviale è importante. Grazie. Non so se vuoi commentare o se no lasciamo spazio alla seconda domanda. Sì, no, i monitoraggi mi sembra che ancora ieri si diceva non sono formalizzati, no, in termini di parametri e di efficienza che devono raggiungere questo tipo di interventi. Noi li facciamo pre e post opera per capire un attimo qual è il grado di modifica che si innesta nell'ambiente, nella qualità dell'acqua o nella fauna, nella flora che è presente. Andrebbero fatti, noi li abbiamo fatti in modo molto artigianale, andrebbero fatte delle griglie, giustamente, che ci vincolino e ci dimostrino quanto. Il monitoraggio che mi sembra di poter dire che dimostra la valenza economica del tipo di interventi che abbiamo fatto noi è che 14 milioni di metri cubi d'acqua laminati ci sono costati forse poco più di 5 milioni di euro. Contro una media, mi sembra che dei progetti di laminazione delle piene che è di oltre 8-10 euro a metro cubo. Aggiungo una, diciamo così, un'osservazione relativa all'esperienza che ho presentato, perché è interessante anche da questo punto di vista di analisi, nel senso che in quel caso al tempo erano stati spesi 20 miliardi di lire per un intervento di cui non si sa ancora bene, diciamo, la necessità o la fondatezza, cioè se effettivamente servisse o meno. Oggi, presumibilmente, per rimuovere quel cemento, comunque per fare interventi che non solo rinaturalizzino il fiume, ma consentono effettivamente di perseguire la riduzione, il contrasto del rischio idraulico, servirebbero 20 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una cifra che è il doppio di quella con cui è stata realizzata quest'opera. Quindi è interessante non soltanto capire quanti soldi si spendono e che cosa si ottiene con quei soldi, ma anche capire che poi molto probabilmente gli errori si pagano. Un'ultimissima domanda. Giancarlo Gusmaroli, direzione tecnica CIRF. Fausto, sempre in tema di monitoraggio. Vista l'estensione spaziale e temporale degli interventi che avete fatto, oltre ai benefici idraulici e naturalistici, avete registrato anche in termini ecologici di qualità dei corpi idrici interessati qualche effetto positivo? E se sì, in che termini? No, io direi che non, i nostri approfondimenti non sono sufficientemente naturalistici, sicuramente faunistici, anche sulla qualità dell'acqua abbiamo
alcuni monitoraggi di quel piccolo rio che sembra dimostrare un miglioramento, però in generale direi che non abbiamo un approfondimento, uno studio fatto a 360 gradi e su tutto per dire questo. Mi riservo di non rispondere, sono in presenza del mio avvocato. Bene, grazie a tutti.